ogni 8 dicembre è come una rinascita. Le emozioni dei fedeli sono incontenibili, lacrime, sorrisi, preghiere. Per Torre del Greco è una giornata di grande festa. La fede deve trovare un senso, anche nella responsabilità civica propensa al bene comune. E che devo provare? Sono felice di aver rivisto un'altra volta questa bellezza, con un grande rammarico che le mie figlie sono fuori e io sto qua anche per loro. Ma questa giornata unisce tutti? Tutti. Cosa chiede all'Immacolata? Io penso che chiedo all'Immacolata, lo sa già, la pace, la serenità e l'allegria, perché stiamo vivendo in un mondo infelice, quindi tanta allegria. Questi fiori sono per l'Immacolata? Sì. Come vive lei questa giornata? È una giornata bellissima, dopo 2 anni. È una festa grande a Torre del Greco? Sì. È speciale quest'anno, è molto emozionante dopo 2 anni per la pandemia. Preghiamo che tutto si risolva al più presto in tutto e per tutti. Cosa rappresenta per lei e per questa città la festa dell'Immacolata? È una festa emozionante e ogni anno la viviamo a pieno. Qual è l'emozione che prova? È grande l'emozione, perché da parecchi anni che non usciva. Adesso siamo proprio contentissimi. Non mancano i giovani dietro la processione del carro dell'Immacolata. Sì, effettivamente così è e così speriamo che sarà per sempre, perché la fede e la tradizione devono essere tramandate, ma una tradizione che non si limiti solamente all'esteriorità, come ci hanno ricordato anche nelle omelie in queste sere alla Buonanotte e stamattina alla Messa. Una fede che deve trovare il suo senso nella partecipazione alla messa, deve trovare il suo senso in una responsabilità civica sempre più propensa al bene comune. Ogni 8 dicembre è una nuova rinascita, è come se rinascessimo ogni anno. Aspettiamo questo momento un anno intero e quando arriva è una liberazione un po' per tutti. È bella, è emozionante. Noi che siamo di Torre del Greco ci teniamo tanto per questa festa. Cosa chiede alla Madonna? La pace per la guerra che sta in questo momento, questa è la priorità. Non ci sono una grande emozione. Basta guardare i miei occhi, cioè dopo una notte sveglia e non solo, l'emozione è tanta. Proprio in quest'anno particolare che mio padre è finito, quindi ho un'emozione in più quest'anno. Quindi porto tutte le emozioni che ho avuto, diciamo, in quest'anno e affido a lei tutto l'anno che ho trascorso. Una preghiera speciale per chi oggi non c'è più. Esatto, come abbiamo ricordato anche la messa dei portatori, i portatori che in questi 2 anni, anche con il Covid, alcuni sono morti col Covid, e ci hanno lasciati, quindi ci hanno preceduti nel segno della fede e adesso godono il sonno della pace. Cosa chiedere all'Immacolata per questa città e per i giovani? Soprattutto per la città di essere rinnovata, di risorgere, come il nostro motto. Come si vive questa giornata a Torre del Greco? È un'emozione che non si può spiegare, è dentro. È solo chi è torrese la comprende? Penso di sì, penso. E per lei in particolare? Ci sono nata io con questa devozione nell'animo. E me la porto per sempre. Cosa si può chiedere alla Madonna dopo 2 anni di pandemia? Grazie, la si può solo ringraziare di tutto e per tutto quello che fa per noi, torresi ed altri. Bellissima, è splendida, non si può dire altro. Ci mancava. Cosa chiedono i torresi all'Immacolata? Chiedono la pace, la serenità, il lavoro, chiedono tante di quelle cose che comunque ne abbiamo bisogno tutti quanti. Quest'anno si prega anche per le persone che non ci sono più. Certo, la prima cosa, persone che comunque negli anni addietro hanno comunque portato l'Immacolata sulle spalle e ora non ci stanno più, anche per quelle persone là. Comunque è un'emozione grandissima. Finalmente ci siamo riusciti. Come vive questa giornata? Con grande entusiasmo e molta fede. È la gioia che la Madonna è uscita di nuovo. Le mancava la processione dell'Immacolata? Certo.
Bellissima, un'emozione grandissima. Che cosa rappresenta per lei e per questa città la festa dell'Immacolata? Ma non le saprei rispondere, è qualcosa che mi porto dentro da bambina e penso che sarà sempre così. La sua preghiera alla Madonna qual è quest'anno? Una pace, pace. Cosa chiede all'Immacolata per questa città? Tanta pace, tanto amore e il benessere della città, perché sta troppo, troppo, troppo giù. Sentiva la mancanza dell'Immacolata attorno? Certo, io l'ho vista pure ieri mattina, solo la chiesa vuota e me la sono goduta. Cosa prova lei oggi? Commozione. È una gioia grande per i torresi? Se, tanto, tanto. Cosa rappresenta l'Immacolata per questa città? Penso che rappresenti Torre, la parte buona. E oggi i torresi cosa chiedono alla Madonna? Pace in tutto. Suonare per l'Immacolata l'8 dicembre che cosa significa per te? Beh, diciamo che è un'emozione e un piacere, perché fin da piccolo faccio parte della CMT. Oggi mi hanno eletto presidente dell'associazione, per cui è doppiamente piacevole farne parte e seguire la processione, che mai come quest'anno effettivamente è più sentita, perché sono ben 2 anni di ferma per il Covid, quindi è una grande emozione. È con un'emozione grandissima, dopo tanti anni, veramente emozionata, senza parole. Sempre è bello festeggiare le tradizioni. Soprattutto dopo 3 anni di assenza del carro in città, è come se si riprendesse a vivere. Tanta emozione, sono 3 anni che non la vediamo, io un anno ancora in più. Un'emozione grandissima io provo, perché la giornata è uscita. L'Immacolata voleva tornare tra la sua gente. L'Immacolata voleva uscire per i suoi figli, però dobbiamo essere anche noi bravi e pregati. Cosa fa invece la comunità per l'Immacolata? La comunità per l'Immacolata, diciamo, tutti i cittadini fanno qualcosa, però non so se quelli che comandano ci fanno qualcosa per noi. Però è un piacere che quest'anno qua è uscita la Madonna e l'hanno fatto uscire, e io ringrazio tutta la comunità. I giovani cosa chiedono all'Immacolata? Non lo so, sono troppo emozionata. Signora, questi fiori sono per l'Immacolata? Sempre. La Vergine Maria per me è il manto protettivo del mondo intero, senza di lei non potremmo vivere, e noi sicuramente facciamo sempre parte di questa festa bellissima, partecipiamo con amore, passione e devozione. Finalmente è una giornata di liberazione, perché con l'uscita del carro finalmente possiamo dire finito il Covid, e quindi finalmente le persone sono per strada ad accogliere anche, diciamo, la tradizione che è l'Immacolata. Cosa chiede questa comunità all'Immacolata? Di cosa questa comunità ha bisogno per rinascere? Ha bisogno di fiducia, innanzitutto di fiducia, tanta fiducia, e di ovviamente anche di nuove iniziative, nuovi programmi, nuovi progetti per Torre del Greco. Dopo 3 anni la dovevamo aspettare, una bella giornata, incerta, ma comunque può andare così. È sempre una bella processione, molto emozionante. Per questi ragazzi che hanno fede, e speriamo che la Madonna metta a posto le nostre cose. Noi torresi amiamo la Madonna, e per me non c'è emozione più bella. I giovani cosa chiedono all'Immacolata? I giovani, io parlo per me, io ho tanta salute, che finisce la povertà del mondo, che porta tante gioie a persone che adesso piangono. È un bellissimo Natale, un bellissimo anno. Poi la Madonna sa tutto, lei è madre di tutte le madri.